E benvenuto in questo vlog. Questo è il terzo ed ultimo video riepilogativo di tutto quello che non ho mostrato nei mesi precedenti che completavano il 2018. Dicembre è un mese che sostanzialmente si incentra su un solo grosso lavoro, che è quello dell'apertura di un locale che abbiamo pensato di aprire a fine ottobre, che abbiamo sviluppato nel mese di novembre e che andava completato e aperto al pubblico entro la prima deadline, era l'8 dicembre. Poi siamo slittati alla settimana dopo, se non sbaglio, quindi entro la metà del mese. Di questo però parleremo tra un attimo. Prima volevo raccontarvi qualche altra attività fatta durante il mese. Durante il mese di dicembre ho effettuato una serie di sopralluoghi che sono il preambolo per poi la presentazione di preventivi e l'inizio di nuovi progetti. Volevo raccontarvi però di questo fatto per parlarvi di un sopralluogo in particolare, relativamente ad uno di questi lavori che sicuramente non verrà realizzato per mia scelta. È un progetto in centro a Napoli che mi è stato chiesto di preventivare, è un progetto che volevo fare, dove però ho avvertito i primi sintomi del cattivo cliente. Un cattivo cliente è qualcuno che non vi pagherà bene, vi chiamerà alle 2 di notte, non rispetterà i vostri tempi, non rispetterà le scadenze, si presenterà in ritardo, farà qualche cosa che non vi farà lavorare bene. E sono arrivato ormai alla conclusione che quando si avverte qualche cosa di strano è meglio lasciare il cliente e perdere quello che pensiamo sia un introito economico, che poi non arriverà perché il cliente farà qualcosa di strano e non lo farà e non vi pagherà, che lavorare per quella persona. Perché però voglio raccontarvi questo incontro? Perché credo che abbia alcuni elementi che possono essere interessanti al discorso che porto io in genere, cioè al di là della fattispecie del rapporto col cliente, a mio avviso c'erano dei problemi anche su come si stava impostando questa attività, e quindi mi fa piacere spendere due parole per raccontarvi quelle che sono le impressioni e quelle che secondo me sono le cose che non vanno fatte. Questa persona ha rilevato l'attività da un altro proprietario, il quale svolgeva un'attività principalmente di bar, caffetteria in stile americano. Mi raccontava questa persona che si voleva in qualche modo riprodurre quella che è l'atmosfera di uno Starbucks a Napoli. Il nuovo proprietario del locale mi ha raccontato inizialmente di voler mantenere questa tipologia di attività, modificando alcuni aspetti, ma voleva puntare molto di più sulla qualità dei prodotti preparati per la colazione e per il pranzo, sempre in stile americano, e migliorare tutti gli aspetti di quelle che sono le caratteristiche principali di un bar, di una bar caffetteria americana. Ci siamo. Poi mi guarda e fa: però io sono un bartender, quindi la sera poi voglio avere un locale con due workstation, quattro persone dal banco e voglio vendere alcolici. Ho cercato di spiegargli che le due attività non potessero essere in qualche modo unite. Perché? Semplicemente perché gli spazi di lavoro possono essere assimilabili, affiancabili se hai un'attività molto grande, ma non sovrapponibili. Ma il problema principale è il modo in cui vieni percepito. Raccontare un'attività e raccontarla in maniera univoca è una cosa fondamentale per cercare di lanciare una nuova attività e nel caso specifico un nuovo locale. Semplicemente perché quando io dico telefono, io devo pensare ad una cosa soltanto. Se anziché dire telefono e ad un oggetto vado a collegare un'idea, ma ne ho più di una, sto creando confusione e le persone tenderanno a non ricordarti bene perché la tua brand non è chiara. Classico esempio di persona che crede di avere un'idea, ma in realtà vuole tutto e che avrà un locale che praticamente non funzionerà, perché voler ottenere tutto significa non comunicare assolutamente nulla e significa mostrarsi all'esterno come mix di cose che purtroppo non hanno senso e non vengono percepite dai clienti. Ultima, ma non per ordine di importanza, cosa successa a dicembre è il continuo di lavori per quella sala di ricevimenti in riva al mare, che sta man mano realizzandosi e sulla quale poi faremo magari un video unico sul prima e dopo, perché questo è un lavoro molto importante che vorrei presentarvi bene. Durante il mese di dicembre sono andato lì un altro paio di volte, abbiamo apportato delle modifiche al mio progetto iniziale. Intanto mi hanno chiamato dal cantiere della sala ricevimenti, c'è un'urgenza da risolvere e un'idea da modificare entro stasera, perché domani devono realizzarla. Odio veramente troppo questa fitta, perché molto spesso in questo caso va ad inficiare sulla qualità del lavoro mio e della realizzazione dell'opera. E intanto è stato realizzato il controsoffitto, l'illuminazione, cominciavano ad arrivare i primi video e le prime foto relative all'illuminazione in funzione. Vi voglio far vedere una cosa. Mi è appena arrivato un messaggio dal cliente della sala ricevimenti che mostra praticamente il lavoro completo. Voglio farvelo vedere così come l'ho visto io, ed era esattamente nella stessa posizione in cui stavo lavorando io.
guardate, questo è il file realizzato da me col progetto e questo è il lavoro realizzato. Bello, almeno a me piace. E sono stato lì prima, poco prima di Natale, per definire quelle che sono le ultime cose relative al pavimento in fase di installazione in questo momento. Intanto io ho lavorato anche su quello che è un progetto di allestimento di un giardino, sempre relativo a questa parte dell'attività, che però è un progetto in previsione futura, non verrà realizzato in questo momento, ma mi è stato chiesto già di lavorarci per poi avere un piano di cose da fare nei prossimi anni. Il ruolo di oggi è quello di lavorare alla progettazione di un garden, di camminamenti e un giardino per la stessa committenza di quella sala per ricevimenti. In genere in questo caso che cosa faccio? Vado ad analizzare quelli che sono i percorsi, proprio immaginando quali sono le possibili scelte che può fare una persona, ipoteticamente a piedi o in auto, a seconda di quelle che sono poi i ruoli e le necessità. In questo caso a piedi, io immagino che una persona che possa passare da quello spazio può fare determinati percorsi. Da quello poi nasce una serie di reticoli che vengono poi elaborati creando delle aree verdi, delle aree di sosta, delle aree di passeggiata, delle aree di alberature e quant'altro. Questo qua, sto lavorando praticamente su quello che è una foto dall'alto presa dal satellite. Al momento questo è lo stato dei fatti, è una foto presa dal satellite, da Google Map, l'analisi di alcuni percorsi possibili poi porterà alla realizzazione di un'area attrezzata a verde. E veniamo quindi a quello che è il racconto relativo al locale di Piazza dei Martiri. Come avete visto nel video precedente, nel mese di novembre è stato definito a più riprese e con diverse modifiche il progetto definitivo e sono anche iniziati i lavori, sempre nella stessa ottica di modificare l'esistente con piccoli interventi che grosso modo riguardano la verniciatura, l'applicazione di un parato, il rivestimento differente di una parte del locale. Restavano però da fare i lavori sul banco, che non potevano essere realizzati se non dopo che avessero finito gli altri operai presenti all'interno del locale, ed è per questo motivo che io per oltre 4 giorni sono stato lì praticamente di notte a installare le varie cose. Che prima uno, poi l'altro, gli operatori volevano lavorare di mattina presto perché c'è un elemento che coinvolge tutti gli artigiani: non dormono la notte, non scendono alle 5 di mattina, quando gli dici ci vediamo alle 7 ti guardano come se tu stessi facendo tardi. Ho accompagnato sia Rosario che Ettore nella realizzazione di queste opere perché, essendo io responsabile del progetto, ero presente in prima persona a verificare che il tutto fosse realizzato come avevamo previsto. Principalmente i lavori da fare erano due: il rivestimento della bancalina presente sul banco, che era in vetro trasparente, che sarebbe dovuto diventare di un vetro fumé, e quindi anziché andarla a laccare o modificare i vetri abbiamo applicato una pellicola 3M sulla bancalina per poter creare questo oscuramento. La mattinata di installazione sono qua insieme a Rosario, al buon Rosario, ad installare questa che vedete qua alle mie spalle, che da qua si vede bella trasparente. In realtà stiamo scurendo praticamente una bancalina in vetro. E la realizzazione di due cose: il taglio del banco gelateria per poter poi alloggiare una vasca per il ghiaccio e creare la workstation per la produzione dei cocktail sovrapposta al banco stesso, e la realizzazione delle piccole parti comunicative, dei pannelli comunicativi dell'insegna interna e delle due piccole targhe esterne. Siamo andati a realizzare il taglio sul banco. Qual era l'idea? Il banco esistente è un banco Pozzetti, un banco che ha una serie di cilindri che sono dei pozzetti refrigerati, quindi ha una vasca interna all'interno dei quali sono immersi questi pozzetti refrigerati che contengono il gelato. Andando ad analizzare il banco ho verificato che sotto 4 di questi pozzetti vi era una vasca unica separata dalle altre, quindi si poteva pensare, visto che c'era anche una doppia scheda elettronica, di isolare quella parte del banco e farla lavorare soltanto come workstation, e quindi tagliare il pezzo da sopra, togliere la forma che permette alle 4 carabine, questi cilindri che contengono il gelato,
considerato di essere posizionate nel banco e poi inserire all'interno una vasca che contenesse del ghiaccio e quindi fare una vasca coibentata e refrigerata per il ghiaccio per i cocktail. Cioè tagliare praticamente qua, asportare queste quattro carabine e fare un'altra modifica nella parte qua sottostante, la parte tecnica. Verifichiamo le altezze, dovremmo farcela, verifichiamo le dimensioni, ci siamo, faccio preparare la vasca all'acciaista per installarla all'interno, andiamo a realizzare il taglio. Quando andiamo a realizzare il taglio ci accorgiamo di due cose. La prima, immaginavamo che sotto al piano inox e ad un piccolo pannello in legno ci fosse un isolante, quindi un polistirolo, polistirene, qualche cosa che potesse fare da isolante. In realtà l'isolamento c'era, ma era realizzato con un doppio pannello in legno truciolare. Un doppio strato di legno truciolare alto più di 8 cm, quindi molto più difficile da tagliare. Ma quello che non ci aspettavamo, però che ragionando poteva essere facile da immaginare, era la presenza di una piccola resistenza che era arrotolata intorno ad ogni foro delle carabine, e il ruolo di quella resistenza è quello di evitare che la carabina ghiacci tutto intorno e si blocchi all'interno del banco. Io debba scongelare un banco intero gelati per poter aprire la vasca dove c'è il gelato. Hanno dovuto perciò lavorare in maniera molto più meticolosa e certosina, e questo ha allungato di tantissimo il tempo di questo taglio, che nella mia mente, ma anche in quella dell'artigiano, doveva essere una cosa facile da realizzare. Realizzato questo taglio, ormai il locale era praticamente finito, sono state installate le illuminazioni, poche illuminazioni per mantenere il tutto molto più soffuso, sono state installate le bancaline in acciaio per la preparazione dei cocktail e la vasca per il ghiaccio realizzata su misura, montata alla retroalzata per la bottigliera. Non restava altro che organizzare le ultime cose relative alla parte grafica e di realizzazione dei menu, quindi la stampa e il montaggio dei menu che abbiamo pensato e realizzato, e allestire il locale, ma questo ci hanno pensato direttamente committente e collaboratori. Quindi non restava altro che vedere il locale in funzione. E stavolta però sono andato a visitarlo in orario di servizio. Si conclude così il terzo ed ultimo video di riepilogo di questi mesi trascorsi sul finire del 2018. Da questo momento in poi il canale avrà uno sviluppo un po' più regolare, sia per quanto riguarda i vlog, sia per quanto riguarda i contenuti. Quindi restate sul canale, iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati su quelle che sono le storie relative ai miei lavori, anche su quelli che sono i contenuti relativi all'interior design e in particolare sulla progettazione di locali commerciali. E inoltre invece, se siete un progettista, un architetto, un designer, vi racconterò quelle che sono le mie esperienze e come è possibile utilizzare oggetti tecnologici per fare il nostro mestiere e quali sono le mie personalissime esperienze e i miei procedimenti per realizzare un progetto. Quindi, nella speranza di rivederci qui sul canale, chiudo questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.